Questa sera ho il piacere di avere un ospite che ho appena visto, proprio 30 secondi fa, l'avvocato Gennaro D'Agostino. Comprenderete dal suo nome che abbiamo avuto abbiamo un collegamento con la campagna. L'avvocato è il legale della ASLIM, che è un'associazione molto molto interessante, come vedrete, perché si occupa di una cosa alla quale gli italiani negli ultimi tempi sono purtroppo diventati particolarmente sensibili. Allora, avvocato, buonasera innanzitutto. Vuole spiegarci cos'è l'ASLIM, questo acronimo, che cosa indica? Sì, l'acronimo indica, innanzitutto buonasera a tutti, l'acronimo indica, sta per Associazione Liberi Imprenditori Italiani. Noi rappresentiamo le libere imprese italiane e, diciamo, la ASLIM Italy è nata da un'idea del dottor Fucci Alessandro, che è un noto tributarista sannita, che, diciamo, è da più di 20 anni che si occupa di consulenza aziendale, diciamo, globale. È sorta, diciamo, le finalità principali della nostra associazione sono la lotta contro gli abusi di potere e contro la mala giustizia, cioè sostanzialmente gli abusi di potere perpetrati dalla burocrazia statale, i suoi vari gangli. Quella, in ambito, diciamo, fiscale solo o anche in altri ambiti? No, questo dicevo, in tutti gli, in particolare, ecco, in misura maggiore per quanto riguarda il settore fiscale, ecco, perché è lì che si consumano, diciamo, vengono perpetrati la maggior parte degli abusi di potere. Ahimè, lo sappiamo tutti, avvocato, purtroppo è una cosa che prima o poi, è peggio del Covid, questa prima o poi la becchiamo tutti. È un virus che diciamo, purtroppo andrebbe debellato, diciamo, nella sua radicalità, e noi siamo proprio l'associazione che, diciamo, ha intentato una class action penale, quindi siamo intorno alle 100 querele depositate contro le agenzie delle entrate e riscossione, affinché, diciamo, ecco, si crei un sistema fiscale più equo, esatto, cioè che rispetti, diciamo, i diritti dei, che sia trasparente e corretto nei confronti dei coetanei. Ecco, avvocato, a me, come signor Rossi, poi tutti siamo signori Rossi di fronte al fisco, mi sembra ogni tanto, qualche volta anche sulla mia pelle, ma parliamo in generale, che il fisco abbia una sorta di accanimento terapeutico contro qualcuno. Io ho visto incredibili agganci a cose, fesserie di 40-50 euro con decine di richiami, è una cosa folle. Esatto, esatto. Ma poi io aggiungo di più, le aliquote che paghiamo noi in Italia, io penso che le paghiamo solo noi, insomma, sono tra le più alte a livello proprio europeo, se non mondiale, insomma, per cui ci vorrebbe un fisco meno vampirisco e più equo, ecco, sostanzialmente. Il vecchio pagare sistema, pagare tutti per pagare meno, no? Esatto, pagare meno, pagare tutti, ma pagare meno e pagare in modo equo. E poi il famoso discorso della proporzionalità, mi pare che è previsto anche dalla Costituzione, si sia andato a fare benedire proprio. La contribuzione da parte di tutti i cittadini deve essere, diciamo, proporzionata, poi tra l'altro dovrebbe essere proporzionata ai servizi ricevuti. Mettiamo un altro dito nella strada, perché a fronte di quello che paghiamo, non è che le strade, dovremmo avere strade percorribili, ma non è così. Infatti altra lotta che stiamo facendo come associazione è contro il degrado della viabilità pubblica, che dalle nostre parti, qui in Campania, insomma, in particolare dove abbiamo la sede centrale della nostra associazione, ne abbiamo anche altre, diciamo, ne abbiamo 43 su tutto il territorio nazionale, e 43 in totale, di cui 4 all'estero, quindi siamo un'associazione di respiro non solo nazionale ma anche internazionale, quindi ci stiamo evolvendo mano a mano, stiamo ingrossando le nostre fila e speriamo di ingrossarle sempre di più, perché noi rappresentiamo i cittadini e le libere imprese contro, diciamo, le piaghe sociali più gravi. Che poi in Italia sono aumentate ancora dalla disparità fra le zone da dove vivi, eccetera, eccetera. Ma vorrei sapere innanzitutto che risposta stanno dando i cittadini a queste vostre iniziative. I cittadini, diciamo, che sono ancora
non come vorremmo noi, insomma, non dico diciamo un consenso plebiscitario, però un consenso un po' più, come dire, un po' più numeroso innanzitutto, cioè, i cittadini hanno pure un attimo paura di esporsi, guardi, perché è un sistema ormai, un sistema politico, economico, sociale, insomma, molto omologato, quindi la gente ha paura di esporsi in prima persona, perché dice io rischio, poi magari mi denunciano, insomma, e quant'altro, perché poi comunque diciamo sono, tra virgolette, poteri forti, il fisco e lo Stato, insomma, in uno dei suoi gangli, per cui la gente un po' restia a prendere posizione, però bisogna avere coraggio, bisogna affrontarle queste cose e denunciarle affinché diciamo, Però questo è arrivato tardi. sì, affinché venga almeno esporre le problematiche, affinché vengano prese in considerazione nel nostro caso dei giudici penali che devono controllare le nostre querele. Li inducono a controllare posizione per posizione tutte diciamo, le posizioni da noi denunciate, ecco, da Certo. verificare. Certo. Ma voi avete attaccato intelligentemente perché avete cercato di Sì. portare sul piano penale, perché questo qui comporta innanzitutto un obbligo per le autorità, per le preposte ad agire comunque in qualche modo, e poi nel fatto anche di farli un poco spaventare, perché l'impiegato che vuole essere così pignolo che fa questo accanimento è su una specie di torre e guarda là sotto gli altri troppo tranquillo, direi, no? No, ma il problema sa qual è? Che la burocrazia statale in genere è inutile perché non ti risolve i problemi ed è dannosa perché danneggia i cittadini. Cioè, non risolvendo le problematiche, i problemi quando non vengono risolti si aggravano. Certo. Quindi, questo è il discorso. Quindi risulta purtroppo inutile e dannosa, però nel caso del fisco e diventa dannosa parecchio perché persone che dovrebbero pagare molto meno si trovano costretti nel tempo a pagare interessi su interessi. Siamo ai margini dell'usura legalizzata e dell'anatocismo, ecco, sostanzialmente. Quindi, poi, io credo che lei è un giornalista, quindi Sì, questo lo vediamo, ma dico, sono innanzitutto un cittadino. sì, conoscere Sì. casi di cronaca in cui. Questo succedeva quando c'era Equitalia, ancora in misura ancora maggiore, qualche pensionato a cui hanno pignorato la pensione si è suicidato, così come qualche imprenditore ridotto al lastrico dalla situazione debitoria, diciamo, anche questo imprenditore ha fatto qualche gesto estremo, insomma. E quello io mi sento Certo. di dire con molta franchezza che sono dei veri e propri omicidi. Sono degli omicidi di Stato, nel senso che vengono istigati dalla situazione in cui si trovano, per cui cioè, nessuno aiuta nessuno. Uno Stato che non solo diciamo, non fa il suo dovere, nel senso che non affronta le problematiche come andrebbero affrontate diciamo, e anche risolte. E poi altra cosa, io cioè, inserisco anche il discorso sanitario. Noi abbiamo anche fatto un esposto in materia sanitaria, in particolare in questo periodo di coronavirus. Siamo ormai diciamo, immersi in questo terribile virus Sono 2 anni sconosciuto fino a ormai. poco tempo. Eh sì, ma siamo ancora, le misure sono state prorogate fino a fine marzo, quindi non ne usciamo e anche qui la burocrazia statale in materia sanitaria è molto deficitaria. Cioè, le persone si sono trovate recluse in casa senza assistenza alcuna, lasciati un po' abbandonati a se stessi, come quando si va negli ospedali e anche con patologie gravi si viene parcheggiati nelle corsie e non c'è manco il posto letto, È insomma. vero, Ecco. è vero. Per cui siamo ai margini anche qui della mala sanità. Quindi, Certo. come vedi, mala giustizia, mala sanità, È pessimo questa fisco. è una mala Italia. Cioè, siamo purtroppo Perfetto. siamo Allora, a avvocato, rischio. allora, associazioni come la LIM, cioè il cittadino che dice bene. Mi auguro, ovviamente questo è un modo di promuovere, di fare promozione in favore di questa associazione, sicuramente bene Sì. merita. Il cittadino dice, va bene, mi avete fatto vedere che c'è questa LIM, come mi posso rivolgere alla LIM?
Come e dove? Sì, allora, la Aslim Italy si chiama l'associazione, il presidente è il dottor Fucci Alessandro, e il contatto, diciamo, telefonico più immediato da chiamare per qualsiasi cosa, sinergie, consulenze, chiarimenti, approfondimenti, devono contattare il numero di utenza mobile 331-82-65363, che è quello del dottor Fucci Alessandro. Perfetto. Poi ma siccome anche... in televisione è difficile prendere il numero, c'è un recapito, sì, online? Abbiamo sia un indirizzo mail, esatto. aslimitali@gmail.com. E se no c'è anche uno che pare su Facebook, se non vado errato, no? Se non ricordo, sì, male. E c'è anche, abbiamo anche il sito. Sì. Perfetto, dove là ci sono tutti i numeri, spiegano, io ho avuto occasione, esatto. Ho potuto prendere il vostro da lì. Allora, il cittadino, sì, che voglia gmail.com, il numero del presidente è quello, diciamo, da contattare per qualsiasi esigenza. E poi sarà dirottato dove deve essere dirottato. Sì. Avvocato, sì, in questa parte conclusiva, allora ricapitoliamo, il cittadino che ritiene di avere subito un torto o comunque che voglia informarsi su una determinata situazione a suo avviso meritevole o degna di essere attenzionata, si può rivolgere, sì, a questa associazione, sapendo che troverà persone che viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda, no? Perché il concetto, sì, no, di questa associazione nasce per questo. Certo. Cioè, per aiutare i cittadini contro gli abusi di potere e la mala giustizia, contro, perfetto, diciamo, il ovviamente gli abusi di potere abbracciano un poco tutti i settori, certo, purtroppo, della nostra vita nazionale, questo quindi c'è molta precarietà che ovviamente si ripercuote in tutti i settori, in particolare in quello economico, in quello tributario e anche in quello sanitario. Perfetto. Che sbagliato, diciamo, nel settore sanitario è letale, anche per diventa, certo, letale per i cittadini. Certo. Le richieste sono libere, non costa niente chiedere a voi cosa bisogna fare, eventuali spese saranno successive. È una consulenza che ovviamente che si chiama una consulenza gratuita, diciamo, nel primo contatto, eccetera, poi ovviamente... E poi si vedrà cosa bisogna fare. Allora... l'adesione all'associazione e tutto quanto è un altro discorso. Però a livello di consulenza noi siamo a disposizione del cittadino per debellare qualsiasi forma di abuso, perfetto, di potere. Vado a chiudere. No. Ho avuto il piacere di parlare con il legale della LIM, associazione che si occupa della difesa del cittadino in generale contro gli abusi a 360, sì, gradi. Lo ringrazio, sì, per la cortesia. Eventualmente ci arrivassero chi volesse dirci, chi volesse contattarvi, abbiamo già detto che ci sono vari, sì, modi, il telefono, sì, tutto quanto, sì, e soprattutto, sì, è un altro modo con cui il cittadino cerca di opporsi a determinate cose e ogni tanto davvero, come dicevano una volta, gridano vendetta a Dio. Si ricorda quando si diceva questo? Era un altro modo. Scusa, l'unione fa la forza, se ci uniamo contro le avversità, contro le ingiustizie, diventiamo più forti. Esatto, sicuramente. E quindi cerchiamo diciamo, dateci una mano diciamo, rafforzateci nelle nostre iniziative e sicuramente vedremo dei risultati positivi, insomma. Perfetto, dall'unione può scaturire solo ci prenderanno sicuramente in considerazione, quindi già questo è tanto e siamo molto contenti di dare intanto una mano a chi conta e spera di poter dare la mano a tutti. Avvocato, sì, la ringrazio e buonasera. Io ringrazio lei e tutti i telespettatori. Buonasera. Grazie.